vostro pensiero su Beppe Grillo? Ma negativo. Non mi convince. Non mi convince. Che impressione dà? Ma ultimamente quello che sta dicendo mi sembra non fa niente di concreto questo. Solo un urlo, solo un urlare magari. Fatti niente. Solo un urlare. In concreto non è che poi anche stanno al governo adesso, non è chissà che cosa hanno sono riusciti a fare. Avrebbe potuto fare pure qualcosa. Con gli voti che ha preso. Sanno dire solo di no. Dicono solo di no. A qualsiasi cosa che si propone dicono di no. No al dialogo, dico. No al dialogo. Ne pensa bene o male? Un pagliaccio. E perché un pagliaccio? E perché parla, ma non conclude niente. Dicono un urlatore. Anche. Ma non è cosa sua sta al governo. Cioè gente. Non la convince? No, no. Poi io sono di questo. Cosa ne pensa di Beppe Grillo? E fate sempre ridere e fa ridere ancora. Continua a far ridere? Solo quello è, però, Altre cose. Per cortesia. Io non voto i pagliacci. Penso. Come mai lo definisce pagliaccio? È perché quello è, insomma. Bisogna pensare alle cose serie, non alle cose che vuole fare lui. Su Beppe Grillo, ne pensa bene oppure male di Beppe? No? Niente. Non ne parliamo proprio. Neanche di Grillo ne vogliamo parlare. Chi è costui? Veramente chi è costui? Non conosce Beppe Grillo? No. Non ci credo. Preferirei non conoscerlo, veramente preferirei non conoscerlo. Ha un pensiero negativo allora? Molto negativo, molto negativo. È il prodotto di questa nostra società corrotta. E veramente sono triste, molto triste. È il prodotto di questa società. Beppe Grillo, ma diciamo che Beppe Grillo fa una sua politica. Che politica è? Può essere giusta, può essere non giusta, ma sinceramente non è quello che ho seguito tanto attentamente. Dico la politica urlata. Sì, per farsi sentire prima di tutto. Però penso che comunque lui va contro dall'altra parte, diciamo, comunque non lo so. Ma va contro a prescindere? È un po' polemico, per natura, nel suo DNA. Poi lui comunque è un comico, è stato un cantante, perciò la voce non gli manca. Poi il giusto, non giusto, quello è oggi la politica, è strana. Io la toglierei proprio da mezzo, farei tutto un altro tipo di sistema. Però vogliono così e i problemi sono altri, lavoro, la cosa importantissima. E poi normalmente chi sta nella politica sta sempre bene. Loro, i familiari, gli amici, eccetera. Beppe Grillo fa soltanto pubblicità, è un buono ciallatore, però in concreto non è concluso niente. Noi l'abbiamo votata la prima volta, però ci ha deluso. Quindi il 25 maggio non si vota? Dal 25 maggio non voto più a nessuno. Fa troppo rumore. Fa troppo rumore? Troppo rumore, ma niente costrutto. Cioè nel senso che lui è un disfattista. Vuol distruggere tutto, però non è che fa proposto costruttivo, questo è tutto. Quindi non è che mi convince tanto, insomma, anche se la volta scorsa l'ho votata. No. E perché? L'odio. L'odia? Addirittura? Sì. Come mai? Le ha fatto qualcosa di personale? Di personale no, ma mi fa un po' senso sentire i suoi ragionamenti stupidi e credibili. Il suo pensiero, Beppe e Grillo? Conosce. Non lo conosce Beppe Grillo? Che ci vorremmo fare una Beppe Grillo? Ho mandato la pensione, 400 euro, che mi ha campato. Possibile, quando l'hanno voluto, se potremmo aiutare se non aiuta il popolino. Chi è che paga le spese? Il popolino. Di Beppe Grillo. Di Beppe Grillo. Non ne parliamo proprio. Perché? È da ricoverare. È un reparto molto sicuro, Chiuderlo dentro. Se le piace come figura politica? No. Come mai? Perché non, quando ha avuto la possibilità di poter governare l'Italia non si è assunto le responsabilità. È facile criticare senza,
senza essere impegnati di prima persona. Speriamo che riesci veramente. Oh, finalmente una persona che ne parla bene. Mi fa piacere se esce Peppe Grillo, perché è una persona per i giovani che ci dà una forza per i nostri figli. Dicono che è un urlatore. Non è vero niente, fa le cose giuste, per me e basta. Certamente non l'ho avuto. No, ma come mai? Non la convince di chi andrò a votare. Grillo non la convince. No, credo che incarni un sentimento che c'è, ma non, diciamo, sul piano delle soluzioni non mi pare questa la strada. Poi per il resto, diciamo, penso di far parte di quei cittadini che hanno maturato una forma un po' di sistema nei confronti della politica, ma qualunque essa sia, insomma. È d'accordo lei? Assolutamente d'accordo, credo che l'Italia, nelle condizioni in cui si trovi, insomma, non abbia bisogno di qualunquismo, ma più che altro abbia bisogno di idee, proposte, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista del riconoscimento dei diritti civili e sociali. Su Beppe Grillo? Su Beppe Grillo, solo cose buone. No, finalmente, come mai? Ma mi sembra una persona che dice delle cose giuste, del resto come negare? Le soluzioni? Le soluzioni vedremo, oltre le parole ai fatti vedremo. Ma preferisco non rispondere. Le piace Grillo o no? No. No, e perché? È un esaltato. È un esaltato. Cosa ne pensa di Beppe Grillo? Ma non... Non lo... è incomprensibile. Su Beppe Grillo? Penso bene, vado avanti.